Diversamente da ciò che è accaduto in paesi come la Francia, da noi i giorni dell'emergenza coronavirus hanno visto crescere la fiducia nelle istituzioni. Il dato più significativo riguarda il Presidente del Consiglio. Secondo il trend dell'Istituto Demopolis, la fiducia dei cittadini in Giuseppe Conte è aumentata in 3 mesi di 15 punti, dal 43% del gennaio scorso al 58% di aprile, per attestarsi oggi in lieve calo al 56%. Molto netta nel caso di Conte appare la polarizzazione politica nel giudizio degli intervistati. Il Premier è apprezzato da quasi il 90% degli elettori del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. I giudizi positivi nei suoi confronti si riducono al 6-7% tra chi vota Lega o Fratelli d'Italia. La fiducia nel Presidente del Consiglio resta tuttavia alta, al 57%, tra quanti non esprimono una specifica collocazione elettorale. I riflessi di queste ultime settimane si avvertono anche sul consenso ai partiti. Se si votasse oggi per la Camera, secondo il barometro politico dell'Istituto diretto da Pietro Vento, la Lega sarebbe il primo partito con il 26%, con il PD al 21%. Il Movimento 5 Stelle avrebbe il 16%, Fratelli d'Italia il 14,2%. Lieve ripresa per Forza Italia al 6% e la sinistra di Leo al 3,5%, mentre resterebbe ferma al 3% Italia Viva di Renzi, sotto il 2% le altre forze politiche. In poco più di 2 mesi, dal 9 marzo ad oggi, la Lega perde dunque 5 punti. Crescono leggermente i due principali partiti di governo, dal 20 al 21% il PD, dal 14,5 al 16 il Movimento 5 Stelle. Cresce di oltre 2 punti anche il consenso di Fratelli d'Italia.